sono dimenticato. Area, allora c'è una formula? C'è una formula per l'area di un triangolo che voglio menzionare, quindi questo triangolo qua, quindi ho due vettori e prendo questo triangolo, la formula è che è un mezzo per il modulo di x1, y2 meno x2, y1. Qualcuno, chi lo sa, forse riconosce un determinante in questa formula. Quindi questa è l'area del triangolo e quindi con questo puoi fare esercizi di questo tipo, che vi darò tre punti in R2, 1, 2, 3 meno 1 e 4, 4. Quindi io non so dove sta, 1, 2 qua, 4, 4, questo è P, questo è R e Q sta qua. E quindi la domanda potrebbe essere di calcolare l'area di questo triangolo. Come si fa? Ma il problema, la differenza fra questo triangolo e questa della definizione, è che qua nessun vertice sta nell'origine. E quindi cosa facciamo? Portiamo il triangolo nell'origine e possiamo applicare questa formula. Quindi portiamo il triangolo all'origine e con questo intendo che facciamo una traslazione che porta per esempio il punto P nell'origine. Cosa devo fare se voglio portare P all'origine? E quindi se voglio ogni punto spostare in questo stesso modo, cosa devo fare? Devo sottrarre un vettore. E quale vettore? Ah, proprio quello di P. Quindi devo sottrarre il vettore P è 1, 2. E se faccio questo, P dove va? Ah, il punto era proprio di portare P nell'origine. Ecco. E Q dove va? Ma devo sottrarre, quindi 3 meno 1, meno 1, 2, e questo è meno 4, no. Cos'è questo? 2 meno 3. E R dove va? R va in 4, 4, 4, 4, meno 1, 2, che è 3, 2. E adesso mi trovo nella situazione della formula. Questo è 3, 2 e questo è 2 meno 3. Non lo sono, lo so, ma diciamo schematicamente. E quindi l'area è, secondo questa formula, un mezzo di 3 per meno 3 meno 2 per 2. E quindi questo è meno 9, meno 4 e meno 13, prendo il modulo e quindi è 13 diviso 2. Questa è la risposta. Quindi con questa formula puoi calcolare area di triangoli senza seni, coseni, che ne so, solo le coordinate, c'è questa formula semplice. C'è anche una formula, poi anche una formula per il parallelogramma. Parallelogramma, se prendo qua il vettore x1, y1 e qua il vettore x2, y2, se faccio la somma dei vettori, se faccio la somma, quindi x1 più x2, y1 più y2, allora c'è un parallelogramma qua. E chi sa l'area di questo parallelogramma? Infatti, perché sono due triangoli che hanno la stessa area e quindi è la stessa formula stesa in mezzo. Infatti questo mezzo, sì,
chi vuole quello che è un triangolo. Quindi area in questo caso è x in 1, y in 2, meno x2, y in 1. Ecco. No, vi faccio vedere perché vale questa formula. Ecco, faccio un disegno. Questo è x1, y1 e questo è x2, y2 e questo è il nostro triangolo. E avete imparato, spero, una formula per l'area. Cioè questo è phi, l'area è com'è? Base per altezza e poi la metà, giusto? Quindi l'area è base, quindi è la lunghezza di lui, per altezza, che è l'altezza è il seno per questo, giusto? Quindi è y2 per il seno di phi. E poi devo prendere la metà. Ok? Questa è la formula che avete imparato in qualche scuola. E quindi è più comodo calcolare i quadrati. Area quadrato è un quarto della lunghezza del quadrato di questo vettore che so scrivere con Pitagora, per il quadrato della lunghezza di questo vettore, per il quadrato del seno. Ma c'è una formula che dice che il seno al quadrato più il coseno al quadrato fa 1. E quindi invece di scrivere il quadrato di seno scrivo 1 meno il quadrato del coseno. Ok? Allora, questo è il quadrato della lunghezza. E adesso scrivo è tutto ok, no? Come vedete? Quindi 4 volte l'area al quadrato, quindi scrivo prima questo, è x1, adesso mi ricordo, guarda, scrivo il prodotto delle lunghezze e cosa mi rimane? Mi rimane meno il prodotto delle due lunghezze quadrato per il coseno quadrato e questo è il prodotto scalare, no? Io so che x1 più y1 quadrato per x2 y2 quadrato per il coseno quadrato, questo è il prodotto scalare quadrato. È il prodotto scalare quadrato, no? Perché senza i quadrati, senza facciamo così, forse siete più contenti così. Lunghezza per coseno e il prodotto scalare, l'abbiamo fatto un'ora fa. E quindi questo posso usare qua e trovo che meno il prodotto scalare al quadrato. No, questa è già una bella formula perché non ci sono più seni e coseni, ci sono solo coordinate. E quindi adesso calcoliamo questo. Il prodotto scalare è x1, x2 meno y1, y2 e quindi devo calcolare il quadrato. Ma cerchiamo di non scrivere tutto per non impazzire. Guardiamo un po'. Qua c'è un x1 quadro per x1 quadro, ma qua anche c'è x1 quadro. Qua c'è un y1 quadro e un y2 quadro, ma qua anche. Quindi l'unica cosa sono i termini misti, il resto, le potenze cancellano. E quindi questo diventa x1 quadro per y2 quadro, lui per questo, più y1 quadro
per x2 quadro meno il termine misto qua, che c'è un errore qua, questo meno è sbagliato, deve essere un più, era freudiano perché sapevo che c'è questo. Quindi adesso c'è meno 2x1, x2, y1, y2. Convinti? E questo è un quadrato. Questo è il quadrato di x1, y2, meno y1, x2 quadrato. E questo dimostra il teorema, perché ho dimostrato adesso che 4 volte l'area nel quadrato è uguale a questo quadrato. Ma se due quadrati sono uguali, anche i numeri sono uguali, almeno quando prendi il modulo. E quindi trovo che l'area è un mezzo del valore assoluto di questa espressione. E ci siamo. Sarà 4 volte l'area. Perché prendo la radice quadrata? Sì, no, ok, facciamo così. Allora, area quadrato è un quarto per questo al quadrato. E adesso prendo la radice quadrata, quindi area diventa un mezzo. Ok? Altre domande? 5 conferenze. Ma c'era anche qua. Devi prendere il quadrato di questa formula. Giusto. Qua. Io sotto. Questa è la formula per il prodotto scalare. È tutto ok. Ok, circonferenze. Allora, circonferenze hanno un centro. P1, P2. È un raggio R. E cosa è una circonferenza? La definizione di una circonferenza è che sono tutti i punti x, y che hanno distanza R dal centro, che hanno distanza R dal centro. E questo posso esprimere in termini di cose che ho definito, perché so che la distanza tra xy e il centro, questo è, abbiamo visto, la lunghezza del vettore, che è la differenza, giusto? E dire, questo quindi deve essere uguale al raggio. Come sempre in questa roba, è meglio lavorare con i quadrati, come ho anche fatto qua. Quindi prendo quadrati di questo e trovo che x meno p1 al quadrato più y meno p2 al quadrato è r uguale. E questa è l'equazione standard di una circonferenza. È chiaro? Domanda? Ho fatto delle cose strane? Questa è l'equazione di una circonferenza in R2. Adesso possiamo calcolare tante cose con
Quindi abbiamo non solo rette adesso, ma anche circonferenze e possiamo fare delle domande, per esempio calcolare intersezioni, per esempio posso chiedere retta e circonferenza, o posso anche fare circonferenza e circonferenza, perché retta e retta abbiamo già fatto. Poi posso chiedermi, ma facciamo prima questo, poi inventerò. Quindi come fai questo? Ma è semplice, per esempio il primo problema, faccio un esempio, c'è la retta a forma parametrica, per esempio 1 meno 1 più 2, 1, 1, e la circonferenza do in questo modo. Quindi prendo qualche centro, centro, cosa vogliamo prendere? Fammi vedere dove sta la retta, 1 meno 1 in questa direzione, e quindi forse prendo qua il centro, che è 1, 1, e il raggio è un po' grande, diciamo 5. Centro, l'ho anche detto con la mia vocina. Ok, quindi l'equazione della circonferenza possiamo scrivere, è questo, quindi è x meno 1 quadro più y meno 1 quadro è uguale a 25. E quindi per calcolare l'intersezione devi trovare, quindi i punti sulla retta sono parametrizzati da un parametro, e il modo più facile è di sostituire questa parametrizzazione nell'equazione della circonferenza. E quindi sostituisco x uguale a 1 più t, y è uguale a meno 1 più t, sostituisco. E cosa trovo? Trovo che 1 più t meno 1 al quadrato più meno 1 più t meno 1 quadrato è 25. E quindi mi sembra di trovare 2t quadro meno 4t meno 21 fa 0. È giusto? No? Qua o qua? No, è giusto secondo me. È giusto, no? Sì? Ok, allora, quindi posso risolvere questa equazione con la formula ABC. E trovo 16 più 84, oddio buono, 16 più, ja, diventa un po' brutto, scusate, trovo questo. Quindi questo è 1 più o meno un quarto alla radice di 202, che non riesco a semplificare. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questa retta ha due punti di intersezione, ok?
che stanno sulla retta e quindi sono anche parametrizzato dal parametro t, è un punto a parametro 1 più un quarto radice di 102 e l'altro a parametro t 1 meno un quarto radice di 202. E in principio, sostituendo il parametro t nell'equazione parametrica, puoi trovare le coordinate. Quindi per trovare le coordinate di questi due punti facciamo P1 e P2, sostituire T nella equazione parametrica. Quindi in questo modo puoi calcolare l'intersezione di rette e circonferenza. Il secondo problema, l'intersezione di due circonferenze. Quindi l'idea è di creare una situazione di questo tipo, quindi due circonferenze, quindi in generale ci sono due punti di intersezione, ma può anche essere che le circonferenze sono molto lontane, che per esempio qua hai un'equazione, in questo caso non ci sono punti di intersezione. Questo può anche succedere già qua. Se la retta passa qua, allora non ha punti di intersezione. E questo scopri quando cerchi di risolvere l'equazione quadratica. Se non ci sono punti di intersezione, il discriminante è negativo e non ci sono soluzioni. Quindi non è necessario di sapere in anticipo se ci sono punti di intersezione o meno, lo scopri durante il calcolo. Quindi facciamo un esempio di due conferenze. Due circonferenze, per esempio x quadro più y quadro uguale a 3 e x meno 1 quadro più y meno 1 quadro è uguale a 4. Quindi questa è una circonferenza che è al centro nell'origine, che ha raggio radice di 3, e questa circonferenza al centro del punto 1, 1 è a raggio 2, e penso che ci saranno punti di intersezione, non so, vediamo. Allora, cosa si fa? Si usa il fatto che se fai la differenza di due equazioni, di due circonferenze, spariscano i quadrati. C'è cancellazione, sempre, se sono in questa forma. E quindi se faccio la differenza, trovo un'equazione che i due punti di intersezione, se ci sono, devono anche soddisfare. In questo caso diventa, sottrago, giusto? Diventa 2x meno 1 più 2y meno 1 e 3 meno 4 è meno 1. E quindi trovo una retta, la retta 2x più 2y fa 3. E chi è questa retta geometricamente? È la retta che passa per i punti di intersezione. E quindi basta adesso calcolare l'intersezione della retta con una delle due circonferenze, non importa quale, se lo fai con uno o l'altro trovi gli stessi due punti. Quindi, e questo è un problema che abbiamo già risolto. Quindi adesso, quindi intersezione, quindi l'intersezione che cerchiamo
cosa? Niente? Hai ragione, grazie mille. Yeah, grazie. Ok, allora l'intersezione è uguale delle due circonferenze all'intersezione retta circonferenza. E prendo per esempio questa, x quadro più y quadro uguale a 3, e per la retta prendo 2x più 2y uguale a 1. Ma come puoi calcolare questa intersezione? Ci sono due strade. Una è di convertire questo ad una forma parametrica e poi procedere come nell'esempio precedente. Invece si potrebbe anche direttamente usare questa equazione per eliminare x, per esempio, e arrivare ad un'equazione in y, forse più breve, no? Faccio così, quindi ho che x è uguale a 1/2 meno y, e quindi lo sostituisco e trovo che 1/2 meno y quadro più y quadro fa 3, moltiplico tutto per, facciamo dopo, quindi è 1/4 più 2y quadro meno 2y fa 3, e troviamo un'equazione di grado 2, e la questione è se il discriminante dell'equazione è positivo o negativo. Questo ci dice che ci sono punti di intersezione o non ci sono. Quindi moltiplico tutto per 4 e trovo che 1 più 8y quadro meno 8y è 12, quindi 8y quadro meno 8y meno 11 fa 0, e y è 8 più o meno 64 più, yeah? Meno y, grazie. Ok, 4, così. E quindi il discriminante è 16 più 32 per 11, e questo è 35, 2, 3, 6, 8, mi pare, diviso 16. E quindi vediamo che ci sono due valori di y, due valori reali, uno con un più e uno con un meno, e queste sono le coordinate y di questi due punti. Ok? Quindi trovi x usando l'equazione della retta. Così è intersezione di due circonferenze. Fammi vedere cos'altro nel programma. Ah, forse c'è una cosa da dire. Uno ancora. Posso? La retta tangente quindi il problema è questo, che vi do una circonferenza qua, diciamo centro P,
P2 raggio R. Vi do un punto che sta fuori la, facciamo centro C1, C2, e vi do un punto che sta fuori la circonferenza. Come sapete, geometricamente ci sono due rette che partono da P che sono tangenti alla circonferenza. C'è lui, c'è questo. E dovreste saper calcolare. Se io vi do il punto e se vi do questi dati della circonferenza, dovreste essere in grado di calcolare equazioni delle due rette. E come si fa? È molto facile, si fa col teorema di Pitagora. Guarda, qua c'è, posso collegare P che è in centro. E cosa sappiamo di questa retta qua? La lunghezza è il raggio. E cosa sappiamo di questo angolo qua? Una volta l'avete imparato, no? Questo angolo è 90 gradi, quindi questo è un triangolo di Pitagora. E la distanza qua è la distanza fra P e il centro. Ok? Quindi questo è ok. Quindi la lunghezza qua è la lunghezza del vettore P1 meno C1, P2 meno C2. E quindi adesso conosco le lunghezze di due lati, posso calcolare la lunghezza del terzo lato. E posso, ok, quindi questo lo chiamo R', quindi R' quadrato è cos'è? È questa lunghezza al quadrato meno il raggio quadrato. E adesso cosa dico? Dico, ma guarda, c'è una circonferenza enorme che ha raggio R' e i punti dove le rette toccano la sfera sono esattamente i punti di intersezione delle due circonferenze. E questo so fare. Quindi io so calcolare questi punti di intersezione, forse non lo dico, questi sono punti di intersezione delle due circonferenze. Che so calcolare, ma se io conosco questi punti, conosco di ogni retta tangente due punti, conosco il punto dove tocca e conosco il punto di partenza, e con questi due punti posso calcolare un'equazione, ma questo vi faccio vedere la prossima volta, ma l'idea è quella.